Mister, arriva questa vittoria importante, una partita tosta, il Teramo è rimasto sempre concentrato, insomma si stacca il pass per il prossimo turno. Sì, è una grossa partita, una bella partita, giocata da due squadre secondo me forti, rende forti per questa categoria. L'intensità è stata altissima, diciamo, è stata una partita anche molto maschia, però noi oggi abbiamo fatto dal punto di vista tecnico-tattico una grossa prestazione. Diciamo, abbiamo giocato ad altissima intensità con la palla, bravissimi nel chiudere le loro giocate, soprattutto quando imbucavano per Carlini in fasi non possesso, però mi è piaciuta la lotta di questa squadra che oggi è stata veramente una partita tosta contro giocatori di categoria superiore. Quanto sei soddisfatto anche del Teramo, che ha avuto in questo momento un calendario quasi da squadra di Serie A, mister, tra campionato e Coppa, tutti i giocatori che rispondono presente, sia in campionato che in Coppa? Sì, 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 ma io sono orgoglioso di questo gruppo, io sono orgoglioso veramente di allenarli e mi sorprendono giorno dopo giorno. Oggi, a differenza di domenica, ho messo 5-6 giocatori diversi rispetto alla partita con il Montesilvano, ho risposto tutti quanti alla grande, sono contento pure per Thomas Oses che ha fatto gol. È normale che adesso, se vuoi giocare ogni 3 giorni, devi far ruotare per forza la rosa, però come dico sempre, in questi momenti quando ti vai a giocare queste belle competizioni, tu c'hai la possibilità di vincere il campionato e c'hai la possibilità di vincere questa Coppa Italia, secondo me a livello mentale per il giocatore è molto molto facile.